Ecco la croce di Gesù. Nel tuo santo nome, Gesù Cristo, con l'intercessione di Maria Santissima, San Michele, Arcangelo, tutti i santi e sante, io comando ed ordino ad ogni legione di fallimento, di debiti e di miseria di andare via da me, dalla mia azienda, dalla mia persona, dalla mia esistenza, dalla mia casa e non tornare mai più e sciogliere e legare ogni maleficio che è stato fatto sulla mia persona e mi lego alla croce di Gesù. E adesso ti ripeto questa frase che è molto importante, può essere pure che l'ho sbagliata. Nel santo nome di Gesù Cristo, con l'intercessione di Maria Santissima, San Michele, Arcangelo, tutti i santi e sante, arcangeli, io comando ed ordino ad ogni legione di fallimento, di debiti e di miseria di andare via da me, dalla mia azienda, dalla mia persona, dalla mia esistenza, dalla mia casa e non tornare mai più e sciogliere e legare ogni maleficio e slegare, no legare. E slegare ogni maleficio che è stato fatto sulla mia persona e mi lego alla croce di Gesù. E per la terza volta, che è molto importante ripeterla, questa frase, nel santo nome di Gesù Cristo, con l'intercessione di Maria Santissima, San Michele, Arcangelo, tutti i santi e sante, Arcangeli, io comando ed ordino ad ogni legione di fallimento, di debiti e di miseria di andare via da me, dalla mia azienda, dalla mia persona, dalla mia esistenza, dalla mia casa e non tornare mai più e sciogliere e slegare ogni malefizio che è stato fatto sulla mia persona e mi lego alla croce di Gesù. Affidiamoci alle energie e alle frequenze alte dell'amore che è Gesù. Che chi è Gesù? Non è affatto religione. Questo lo specifico in tutte le mie produzioni ormai, produzioni video si intende. Gesù è l'universo e il pianeta Terra che si è fatto uomo. Adesso ogni volta che registro pare che il focus sbassa. Ma fra poco si alzerà. E quindi noi tutti non possiamo fare a meno di avere su di noi energie positive, perché oltre che ci proteggono, ci salvano. Non si può fare a meno. Tutti i giorni dobbiamo invocare e lodare le energie positive, perché quelle negative ci fa sta male, non ci fa sta bene. Quindi noi tutti abbiamo bisogno di queste energie e frequenze alte. Come possiamo ottenerle? E eccolo. Vedi, il rosario, con il rosario. Il rosario è un'arma che non è religione, è un'arma che ci protegge e ci libera dalle energie e frequenze basse che non ci fanno sta bene. Il rosario è un'arma potente, molto potente, contro le frequenze basse. Quindi togliamoci le scarpe ogni volta che dobbiamo, ogni giorno, sostenere questa battaglia e possibilmente i calzetti, adesso i calzetti chi me fa nero non è merda e questi calzetti è neri e mandano i ciuffi neri me si appiccicano la pelle e dopo i piedi quando suda cioè si appiccica i ciuffi dei calzetti. Togliamo le scarpe perché ci fanno da schermatura in modo che le energie passano. Passano e penetrano dentro il nostro corpo che ci è stato donato in prestito
dalle energie, le frequenze alte dell'amore che ci hanno creato. E queste energie, frequenze alte, chi sono? Il pianeta Terra, l'universo e quanto contiene, e specialmente l'invisibile. L'invisibile perché è il 99% di tutta la creazione stessa. E tutto quello che noi vediamo del visibile è l'1% solamente della creazione stessa. Immaginiamo quant'è ampia la creazione, è inimmaginabile la sua grandezza. Quindi è inimmaginabile e incalcolabile, non si può calcolare l'amore che ci abbiamo verso di noi. L'amore che ci avvolge è impressionante, è indescrivibile. Non c'è calcolo, non si può calcolare matematicamente con i conti quanto siamo amati, anche se ci sembra con le nostre menti ridotte che scaturimo solamente il 10% di tutte le energie che ci state donate per la comprensione, quindi solo il 10%. I geni scaturiscono fino al 40%, nemmeno al 50%. Quindi coloro che non sono geni scaturiscono fino al 10% di tutta l'energia e la comprensione che possiamo ottenere lodando e ringraziando le energie e frequenze alte che sarebbero il pianeta Terra e l'universo, fatte uomo in Gesù. Quindi Gesù è una persona che si è incarnata in una creatura umana, una persona, una creatura umana di amore personificato in Gesù. Quindi Gesù, che è la creatura dell'amore incarnata, l'unica in assoluto che ha sconfitto la morte, l'unica che non ha avuto potere la morte. Quindi chi è colui che non ha potere la morte? Solo l'universo, le energie alte, che non ha potere la morte su di sé. Quindi questo è il mio modo da spiegarmi. Se non ti sta bene, non mi segui, però è giusto che famo questa considerazione, questa riflessione che faccio per prendere consapevolezza, per l'evoluzione. Adesso sto fuoco, bisogna che lo alzo aprendo la valvola di respiro. Ecco, adesso la apro e piano piano il fuoco aumenta. C'è pure il vetro sporco, quindi dovrei pulire il vetro e si vedete più le fiamme, perché gusta mentre guarda uno il filmato a vedere il fuoco che divampa, perché il fuoco purifica, è come l'acqua purifica. I quattro elementi sono vita, vita. Allora la croce e Gesù è l'amore incarnato per noi. E non c'è amore più grande del dono che ci ha fatto Gesù perché si è sacrificato per noi. Il pianeta e l'universo si è sacrificati per noi in Gesù, nella morte di croce, per salvarci. E Mamma Maria invece è la Madonnina, è la rappresentante della Terra, del pianeta Terra, è la mamma Terra incarnata sempre per volere delle energie, le frequenze alte dell'universo, del pianeta stesso. Quindi si sono incarnati in una donna pura, pura, che non gli ha sfiorato nemmeno un pelo, un capello di peccato. Una donna pura. E grazie a questa mamma, la mamma terra incarnata in Mamma Maria, che ha generato l'uomo d'amore, la sorgente dell'amore che è Gesù, lei è la porta del cielo,
grazie a lei noi arriviamo prima a Gesù e otteniamo qualsiasi grazia che abbiamo bisogno da ottenere. Quindi chiediamo l'intercessione di Mamma Maria per ottenere qualsiasi nostra grazia che chiediamo a Gesù. Quindi Gesù, per intercessione di Mamma Maria, ti chiedo la grazia di liberare più anime possibili dall'inferno. No dall'inferno concreto e reale che esiste, ma dall'inferno qui in terra, perché per il momento noi, se ci uniamo nelle energie, le frequenze alte e facciamo del tutto per chiedere liberazione e guarigione dalle anime che sono andate a finire per droga, per plagio, per bastardismo da gente occulta, satanica, sono andate a finire le sette sataniche, noi possiamo liberarle grazie a Gesù, grazie all'intercessione di Mamma Maria. Quindi Gesù le salva e le libera da questo male che grava su queste povere persone che sono state plagiate, drogate, prostituite e psicologicamente possedute o perlomeno vessate e non capiscono più niente, nel cervello di loro non c'è più niente, c'è il frastornamento, non capisce niente, perché tanto con la droga, con il plagio, con l'anticappamento del cervello cerebrale non capisce più niente e sono manipolati o manipolate come in un teatrino, come i burattini in un teatrino, e non possono fare niente per togliersi da quello schifo de sette maledette. Quindi ti chiedo, Gesù, per intercessione di Mamma Maria e di San Michele Arcangelo e anche di Padre Leonardo Bellonci, questo fraticello che ha fatto tanto del bene tutta la vita sua, l'intercessione di Padre Leonardo Bellonci e di Santa Laura. Di Santa Laura, eccola qui, la Santina, Santa Laura, Vergine e Martire. Guarda un po', questo è il corpo che si è mantenuto da anni e anni, centinaia e centinaia d'anni mantenuto, perché i santi e sante, quelli proprio particolari, si sono mantenuti i corpi dalla corruzione e aspettano i corpi, il ritorno di Gesù che risorgerà i corpi dei morti. E poi chiedo intercessione anche a Mamma Speranza, Mamma Speranza. Madre Speranza, vedi, mi si è rovinata l'immagine perché a forza da mettere ante la cartella della valigia mia, la borsa 24 ore, la sporta e mi si è rovinata l'immagine, però la tengo sempre con me. E lei era una suora che ha fatto tanto del bene a tantissimi bambini, a tantissimi orfanelli, a tantissime persone che avevano problemi molto gravi e aveva anche il dono della bilocazione, che stando in un posto poteva andare in un altro luogo contemporaneamente, come Padre Pio. È stata una suora che, grazie a lei, ha fatto più di 5.000 miracoli, però lei ha detto che non era lei a fare questi miracoli, ma era Gesù che usava lei come strumento di salvezza e di liberazione per tante anime perse nell'oblio occulto di Satana. Quindi chiediamo l'intercessione anche di Mamma Speranza, oltre la potente intercessione di Mamma Maria e di San Michele Arcangelo e di Padre Leonardo Bellonci. E adesso ripeto una frase molto famosa e conosciuta alla Vergine Maria. Vergine Maria, soccorrete chi vi chiama, adesso vi chiamo io, soccorrete il bisogno mio. Ognuno di noi chieda intercessione a Mamma Maria per qualsiasi sua necessità. E io ricordo i cari defunti, Silvia Bugari, in questo rosario, in questa arma contro il demonio, oltre che le anime perse delle povere persone, specialmente le ragazze portate all'oblio occulto del demonio, che state sacrificate
con il battesimo di Satana e adesso si trovano nella disperazione, disperate, purtroppo depravate nell'occultismo e abbindolate e plagiate, no? Drogate, prostituite, le sevizie quasi ogni notte, gli sborre in tutto il corpo, gli ficche nell'ostia consacrata nei genitali bestemmiando ad alta voce, gli caghino addosso, gli pesciano addosso, un casino. Un casino sta succedendo in questo mondo per merito e per causa di queste sette sataniche che portano il mondo alla rovina. Quindi chiediamo l'intercessione quindi potente per liberare queste anime e non solo, per liberare le anime che già sono decedute e andate nell'altra dimensione, in purgatorio, e io ci metto i miei cari defunti, che l'amico mio Ervi Giara di Padova, guarda un po', Ervi. L'eterno riposo dona Ervi, Signore, risplende a lui la luce perpetua, riposo in pace, amen. E poi l'anima santa di Anna Maria Piatanesi, che sicuramente sarà in paradiso, ma se fossi in purgatorio, te la metto nelle tue mani, Gesù, no, i miei cari, pensaci tu, portali in paradiso se già non ci stanno. E poi ci metto anche il mammo, zio Mario, mio zio. E riposi in pace, eterno riposo, dona loro Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Adesso te leggo le frasi dal diario 9394, 1994, che ha scritto l'amico mio Ervi, l'amico mio d'infanzia. Vi è più vicino, se no non senti niente, dai. Adesso fra poco si alzerà su fuoco. Tanto se deve bruciare con altri due legni che ci ho messo prima, due tocchi di legno. Dai, vi è più, un po' più vicino, dai, se no non senti niente. Diceva Erwin, pochi giorni prima che succedesse questo incidente mortale, ha scritto nel suo diario che la madre, dopo gli ha trovato il diario da qualche parte nella sua cameretta, ha scritto: sento il buio che si diffonde attorno a me, poi mi guardo attorno e mi accorgo di essere solo. Guardo lo specchio e non vedo nulla, vedo solo la tristezza della vita. Osservo il viso di chi non capisce. Guardo l'indifferenza di chi non sente, sento l'odio di chi non vedo, guardo lo specchio e vedo chi ama. È incredibile vedere la schizofrenia delle persone. Guardati bene, uomo, dall'essere fugace nella vita, perché altrimenti muori dentro e non vedi l'ora di morire fuori. Costringo spesso il corpo a muoversi secondo gli indirizzi datimi, ma poi riesco ad uscirne. Quando questo si dirige dove non voglio, così mi sento libero. Porsi dei limiti è saggio, ma se lo fai non troverai mai quello che cerchi e vivrai con l'angoscia. Questa frase tenemola a conto nel nostro cervello e però soprattutto nella nostra vita quotidiana. Ha detto, lo ripeto questa frase, porsi dei limiti è saggio, ma se lo fai non troverai mai quello che cerchi e vivrai con l'angoscia. Se pensi di poter vivere schivando i problemi, diventerai tu il tuo problema della vita. Erwin, la tua giovinezza rifiorisca in cielo, mamma Loretta e papà Carlo. Guarda, Erwin Giara di Padova. A posto, adesso detto questo, ti leggo uno scritto di Papa Francesco, che, come t'ho già detto tante volte, lo ripeto e lo evidenzio, il Papa, la Chiesa, come è definita parola Chiesa, in realtà non è religione, non è religione, perché la parola religione è una identificazione di un credo. L'uomo ha creato la parola religione per identificare un credo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. E quindi, in base a un credo, hanno messo la parola religione.
In realtà la Chiesa non è religione, è un insieme di individui, di creature, di persone unite nell'amore, che fanno la volontà dell'amore, che si trovano a fare l'evoluzione per evolvere nell'amore. Quindi la Chiesa, specifico, non è religione, perché la religione e le religioni hanno distrutto e stanno distruggendo, portare alla morte, stanno portando alla morte il pianeta Terra, con l'ingratitudine contro Dio, contro il pianeta, contro l'universo. Se tu non credi in Dio, non me può fregare meno a me. Quindi, se non è Dio, cos'è? Che cos'è? L'energia e le frequenze alte dell'amore, è il pianeta Terra e l'universo. Tutto quello che ci avvolge, che ci fa, ci sostiene e ci fa persistere, ci fa vivere. Quindi, se non lo identifichi come Dio, io lo identifico come Dio. Dopo te identificalo come te pare, perché io non ho mai costretto a nessuno a credere in Dio oppure a qualcosa. Io cerco da far prendere consapevolezza più possibile che il pianeta Terra, l'universo, ci ama. Ci ama. E adesso ti leggo allora la lettera, il discorso pronunciato dal Papa nell'omelia del 16 agosto 2018. Siccome nessuno gli può fregare meno ai discorsi, però questo discorso lo ritengo molto importante e lo voglio condividere per l'evoluzione reciproca e in questa condivisione fraterna che faccio io in questo video. Dopo, chi è che non gliene può fregare meno? A me non mi può fregare meno di più di quello che non gli può fregare meno a chi è che mi sta guardando. Senti, può avere difetti, puoi avere difetti. Puoi essere ansioso e perfino essere arrabbiato, incazzato, ma non dimenticare che la tua vita è la più grande impresa del mondo. Solo tu puoi impedirne il fallimento. Molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. Ricorda che essere felici non è avere un cielo senza tempesta, una strada senza incidenti, un lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni. Essere felici significa trovare la forza nel perdono, la speranza nelle battaglie, la sicurezza nella fase della paura, l'amore nella discordia. Non è solo godersi il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma imparare dai fallimenti. Non è solo sentirsi felici con gli applausi, ma essere felici nell'anonimato. Essere felici non è una fatalità del destino, ma un risultato per coloro che possono viaggiare dentro se stessi. Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e diventare autore del proprio destino. È attraversare i deserti, ma essere in grado di trovare un'oasi nel profondo dell'anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. Dopo, come ti dicevo prima, se tu non credi in Dio, che a me non me può fregare meno, tu identifichi Dio. Non credi in Dio, non credi a niente, però alla Terra, al pianeta, ci credi. Allora identifica il pianeta Terra come tua fonte salvifica e d'amore. Ringrazia il pianeta Terra che ti dona tutto il necessario per sopravvivere. Loda il pianeta Terra, loda l'universo, loda quanto contiene l'universo. Essere felici è non avere paura dei propri sentimenti ed essere in grado di parlare di te. Sta nel coraggio di sentire un no e ritrovare fiducia nei confronti delle critiche, anche quando sono ingiustificate. È baciare i tuoi figli, coccolare i tuoi genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche quando ci feriscono. Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. È avere la maturità per poter dire ho fatto degli errori. E avere il coraggio di dire mi dispiace, e avere la sensibilità di dire ho bisogno di te, e avere la capacità di dire ti amo. Possa la tua vita diventare un giardino di opportunità per la felicità, che in primavera possa essere un amante della gioia ed in inverno un amante della saggezza. E quando commenti un errore, ricomincia da capo. Perché solo allora sarai innamorato della vita, scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta, ma usa le lacrime per irrigare la tolleranza.
Usa le tue sconfitte per addestrare la pazienza. Usa i tuoi errori con la serenità dello scultore. Usa il dolore per intonare il piacere. Usa gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. Non mollare mai, soprattutto non mollare mai le persone che ti amano. Non rinunciare mai alla felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibile. Adesso io ti ripeto una cosa, questa frase importantissima, tienela a cuore, tienela nella mente, anche se appartiene a una setta satanica, anche se ti sei immolato o immolata a Satana. Ricordati da fare del tutto per slacciarti da sta setta satanica maledetta. Esci fuori da sta setta maledetta perché ti porta alla disperazione. Sicuramente già ce l'hai, la disperazione, l'assenza di gratificazione, e la depressione, l'angoscia, la voglia da suicidarti, la voglia da ammazzarti, l'allontanamento dai propri cari. Te porta alla depressione totale, alla pazzia estrema, al limite della pazienza, a perdersi proprio ogni limite di pazienza, allo schifo di vita, al marciume di vita, te porta allo sbudellamento, al marciume del corpo, nelle messe nere, nelle immolazioni, nei sfasci delle sevizie del corpo, il tempio dello Spirito Santo seviziato, sbudellato nelle orgie, controorgie, nelle maledizioni, nelle bestemmie, nelle ingiurie, nella cattiveria, nelle odi, nei lacci satanici verso coloro che cercano in ogni modo possibile da stare vicino a Gesù. Quindi slacciamoci da sto schifo. Dopo ci allontana dai propri cari le sette sataniche. Quindi immaginiamo uno o una che è abbindolata o abbindolato dalla setta satanica e battezzato dal demonio che porta solo orrore, morte, distruzione alla propria vita, marciume della propria vita, schifo e distruzione, disperazione. Pensa che schifo. Allora, ricordiamoci il suo discorso. Usa le tue sconfitte per addestrare la pazienza. Usa i tuoi errori con la serenità dello scultore. Usa il dolore per intonare il piacere. Usa gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. Non mollare mai, soprattutto non mollare mai le persone che ti amano. Invece nelle sette sataniche si molla, ci fanno mollare le persone che ci amano davvero. Ci fanno allontanare dai propri nostri cari che abbiamo sempre amato. E l'amore purtroppo ce lo allontanano perché plagiandoci il cervello, il cuore, chiudendolo proprio come un sarcofago con l'accatenaccio e l'occhetto che non potremo più slacciare con Satana. Satana non ci fa mai più nessuno, manco noi stessi, e marcimo nella disperazione più totale. Quindi slacciamo questo fardello de su laccio demoniaco. Andiamo via da su Satana del cavolo, da su laccio demoniaco schifoso, slacciamo se catene e su sarcofago che ci tiene legati al male, che non riusciamo più a amare ed essere amati. Staccamo sti cardenacci, come? Con Gesù, affidiamoci a Gesù, iniziamo a confidare in Gesù. Salvamoci da questo occultismo malefico che ci porta alla morte eterna. Quindi non molliamo mai, soprattutto non molliamo mai le persone che ci amano. Non rinunciare mai alla felicità, perché la vita è uno spettacolo incredibile. E questo l'ha scritto il Papa, io te l'ho letto, adesso non ci fa più niente con questo foglio, lo strappo, lo brucio. Adesso com'è che non mi si accende bene questo fuoco? Ci ho messo legno contro legno. Sopra il legno, ma tu sta. Adesso lo sposto. Oh, ma tu sta che brucia, oh, Madonna che brucia. Pensa all'inferno, a bruciare per sempre. Tu pensa chi è che stante le sette sataniche? Guarda, ci metto questo imbacuccamento anni 80, così
così brucia bene. Così vediamo la fiamma fatta bene. Allora ti voglio dire che in le sette sataniche non ci avremo mai la gioia, mai una gratificazione. Pensa, non saremo più noi stessi, non potremo più creare niente del nostro proposito. Manipolati, abbindolati come un burattino in un teatrino, coi fili di Satana che ci manda all'inferno a bruciare per l'eternità senza fine nella disperazione e nello schifo più totale, con le bestemmie e le imprecazioni continue, e il demonio ci vomita, ci caga, ci magna in continuazione, pensa, ci sbudella il dolore per sempre, per l'eternità senza fine, pensa cosa significa stante le sette sataniche, la fine di tutto noi stessi. Pensa che schifo. Allora andiamo via da se sette maledetti, questi demoni incarnati, bastardi, che con la scusa della buona posizione economica e il lavoro ci mandano in rovina per sempre. Bastardi demoni assassini, bruciate nel fuoco eterno, nella disperazione e nel dolore più totale per l'eternità senza fine. Pensa che schifo. Maledetti bastardi che mandate un sacco di anima all'inferno per causa vostra. E io chiedo a Gesù la sua forza d'amore per intercessione di Mamma Maria nel nome di Gesù, affinché più anime possibili che state plagiate, drogate, prostituite, testi bordelli di se sette sataniche maledette che immolano i bambini, li ammazzano, li stuprano, prima li stuprano e poi li ammazzano ovviamente, poi stuprano le donne, le ragazze plagiate, drogate, abbindolate, fragili, che gli hanno promesso vita, morte e miracoli, dopo però, quando meno se l'aspettano, morene per sempre. E sa gente che gli ha promesso vita, morte, miracoli, illuse che sono amate, alla fine sono mandate all'inferno e non sono amate, non so sentimenti veri in le sette sataniche, sono solo interessi personali e basta, per aumentare di grado dentro la setta. Pensa che schifo dei diavoli. Diavoli! Bastardi! A posto. Adesso queste parole brutte non è che ci dice tanto prima che e anche dopo e durante l'uso di questa arma del rosario. Però l'arma è un'arma, la dovessimo tutti usare, tutti i giorni. L'arma del rosario e i sacramenti benedetti, che non è religione, come ti ho detto. I sacramenti della Chiesa Cattolica, che dovessimo essere ognuno di noi Chiesa. Dopo la parola Chiesa anche determina l'edificio, quattro mura con l'altare e con l'Eucaristia Santa, però la Chiesa reale e concreta siamo ognuno di noi Tempio dello Spirito Santo, che facciamo la volontà dell'evoluzione dell'amore, tutti quanti in un'unione reciproca ci uniamo per evolvere nell'amore, nella condivisione fraterna. Allora affidiamoci a Gesù per intercessione di Mamma Maria, come ho detto prima, e l'intercessione dei santi e sante. Mettiamo il santo, la santa che ci fa piacere chiedere intercessione. Io già l'ho detto prima, e apro il libricino del rosario. Oggi è giovedì e sono i misteri, qui me lo dice i misteri, mi pare, della luce, giovedì, della luce. Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni, e subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba.
La colomba viene giù come un elicottero, capito? Come uno stealth, oppure con i reattori. Viene giù così. E lo Spirito Santo è stato visto scendere come una colomba. Allora chiediamo a Gesù la grazia di far scendere in noi lo Spirito Santo in modo che ci apra il cuore, la porta del cuore e della coscienza alla sua salvezza, al suo amore, per slacciarci e per liberarci da queste sette sataniche che stanno distruggendo tutto quanto. Liberaci Gesù, guariscici per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo. Allora recitiamo il credo apostolico, anche se l'ho detto prima, però è molto forte contro le energie, le frequenze basse dei demoni che ci assalgono ogni giorno, ogni notte, soprattutto la notte, mentre se dorme, se uno dorme de notte, e viene assalito dai demoni che fa il lavaggio del cervello, così siamo appostatati, il giorno dopo non capiamo più niente. E non basta i demoni, ma anche quelli mandati dalle sette sataniche. Quindi proteggiamoci, liberiamoci da questi maledetti assassini delle anime e anche dei corpi. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Adesso canto una canzone e poi iniziamo a mitragliare le frequenze negative basse, le energie basse che non ci fanno sta bene. Mitragliamo, combattiamo, perché se non spariamo noi, ci sparano loro. Ci sparano le sette sataniche, i demoni, tutti i principati e le potestà negative, per farci morire per sempre, nello sfascio. Noi proteggiamoci e combattiamo e mitragliamo, per non essere mitragliati. Immacolato cuore di Maria, Immacolato cuore di Maria, sei luce via, sei luce via, sei luce via, i tuoi figli quaggiù. Sei luce via, sei luce via, sei luce via, i tuoi figli qua giù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Adesso, nel secondo mistero della luce, si contempla che Gesù manifesta la sua gloria alle nozze di Cana rispondendo alla preghiera di Maria. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. La sua gloria qui non intende il velivolo vivente di cui si sposta Gesù con i suoi angeli, ma raffigura la gloria del miracolo della trasformazione dall'acqua al vino. Gesù è stato invitato insieme con Maria a un matrimonio. I matrimoni duravano quasi 2 settimane quella volta. Allora non ce n'è più vino la famiglia dei sposi, perché non ce n'è i quattrini sufficienti, erano poveri. Allora i servi, quando davano il vino alla gente, ha visto che non c'era il vino, gli hanno detto a mamma Maria, gli hanno detto donna, signora che sia, e non hanno più vino, è finito il vino, come famo? Allora mamma Maria è andata da Gesù, dal suo figlio, gli ha detto: Gesù, figlio, non hanno più vino. E allora Gesù gli ha detto alla Madonnina, alla madre, gli ha detto: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. E allora la Madonnina non è che ha ascoltato a Gesù, gli ha detto: figlio, non gli ha detto niente. Allora gli ha detto solo ai servi: fate quello che vi dirà, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Già la Madonnina, anche se Gesù gli aveva detto Lucì, già sapeva che Gesù avrebbe esaudito la Madonnina e quindi ha trasformato l'acqua in vino. Ai servi gli ha detto: prendete le giare, riempitele fino all'orlo, e dopo dall'acqua si è trasformato il vino, un vino buono, e tutti hanno bevuto a sazietà e si è diventati brilli, ci hanno avuto la Pasqua alta, è stati allegri insomma in questo matrimonio. Per mantenere l'allegria ci è voluto il vino. Quindi Gesù ha trasformato l'acqua in vino e ha fatto il miracolo. Allora questo cosa ci vuole far significare? Che qualsiasi cosa chiediamo in intercessione a mamma Maria, che è la porta del cielo, arriviamo prima a Gesù che chiediamo a mamma Maria, che è la rappresentante del pianeta Terra e è la regina dell'universo. Noi qualsiasi cosa chiediamo a mamma Maria la otterremmo, la otteniamo. Quindi chiediamo nel nome di Gesù Cristo per intercessione di mamma Maria la grazia della liberazione di queste povere persone fragili, facilmente abbindolabili, che sono state abbindolate dalle sette sataniche e portate dentro ste combricole di puttanieri e prostituzione, schifosi, drogati, bastardi demoni, che distruggono queste povere anime e i corpi sbudellati dalle sevizie corporali, fisiche e schifose, orge contro orge, bestemmie, cagamenti e pisciate sopra le Bibbie, strappamenti di Bibbie, pensa che schifo, malocchi e ingiurie, imprecazioni, lacci e messe nere,
Porca miseria, che schifo, che schifo. E io che sto tanto odiato, non mi supportene proprio nessuno di sta gente, eppure sono i principali che mi seguono su YouTube, oh. Io vi ringrazio, bastardi, assassini, demoni, ingrati contro il Padre Eterno, contro il pianeta, contro l'universo. Ma farete una finaccia se continuate a stare dentro la setta satanica e a essere ancora battezzati con Satana. Fate una finaccia, ve lo dico e vi avverto, vi avviso. Non rimanete bastardi, toglietevi da questo bastardismo, allontanatevi dalla setta maledetta, perché morirete per sempre nel fuoco dell'inferno, dove c'è pianto e stridore di denti e dove c'è disperazione e dolori indescrivibili e incalcolabili per l'eternità senza fine. Ve li sbattete il successo materiale, la buona posizione economica, i soldi, le macchine grosse. Bastardi, assassini, maledetti, ingrati, plagiatori. Allora ve voglio dire, state attenti. E uscite fuori da ste congregazioni assassine. Allora chiediamo la grazia a Gesù per queste povere persone che si sono alleate con Satana, che non hanno capito niente dei veri valori della gioia, della pace e della vita eterna. Non riescono a capire. Sono creature fragili che hanno confuso nel materialismo e nella vanità, nella confusione, che si credono che con Satana stanno meglio, e invece non si rendono conto che andranno a morire per sempre nei dolori più grandi, indescrivibili. E nello schifo più totale, non se rendene conto. Quindi invece da maledì, come ho già fatto, cerchiamo da chiedere a Gesù, da mandargli lo Spirito Santo a sa gente, da chiude baracca e burattini desse sette sataniche, perché è il puro male per loro se continuano in cucì. Quindi a me non mi frega niente se sono odiato, che ho tanti nemici, perché tanti nemici, tanto onore. Sono odiato, mi mandano i malocchi, le fatture, le messe nere, i macumbe, gli attacchi voodoo, tutto mi mandano a me, tutto. I plagi d'amore, gli incantesimi d'amore, i legamenti, tutto ciò verso di me. Ma l'importante è che combattiamo con l'arma del rosario e i sacramenti. Gesù è il nostro scudo di salvezza, è nostra protezione potente e invincibile. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Oh, la fiamma chi se sta a spegne? Proprio niente, niente. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oh, ho mitragliato pure di più, più proiettili nel secondo mistero della gioia, della luce, cosa dirò? Eccola la luce, il fuoco, pensa che per tutti coloro che creano la volontà dell'amore nell'evoluzione collettiva, in comunione, qui sulla terra, in questo passaggio verso la vita eterna, verso la vita vera, e ottengono la salvezza, e cosa voglio dire? Cosa volevo dire? Adesso ho perso il filo del discorso. Qualsiasi creatura che crea evoluzione nell'amore collettivo si salva, ma coloro e ci avranno un fuoco purificatore, saranno purificati da un fuoco purificatore piacevole, che non saranno bruciati. Invece coloro che non fanno evoluzione, non fanno amore, non l'amore sesso, no, che non fanno... E che non creano amore collettivo, non creano il bene del pianeta, non creano il bene, coloro che fanno il contrario dell'evoluzione, il contrario dell'amore, loro saranno bruciati in un fuoco divoratore, in eterno, senza fine. Pensa tu. Quindi cerchiamo il fuoco purificatore e da creare evoluzione nell'amore reciproco, lodando e ringraziando l'universo per la vita e per tutti i doni che ci ha fatto. Quindi nel terzo mistero della luce si contempla Gesù, annuncia che il regno di Dio si è fatto vicino e invita alla conversione del cuore. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Adesso nel quarto mistero della luce si contempla che Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore della divinità. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso canto il canto, qui intono il canto. I sacerdoti a te consacrati, i sacerdoti a te consacrati, guarda con amore, stringili al tuo cuore, falli somiglianti al tuo figlio Gesù. Guarda con amore, stringili al tuo cuore, falli somiglianti al tuo figlio Gesù. I fedeli a te consacrati, i fedeli a te consacrati, raduna in tua schiera, preparata a battaglia, perché trionfi presto l'immacolato tuo cuor. Raduna in tua schiera, preparata a battaglia, perché trionfi presto l'immacolato tuo cuor. Nel quinto ed ultimo mistero, l'ultima mitragliata di oggi in questo rosario, e si contempla il mistero della luce. Gesù dona l'Eucaristia alla Chiesa come testamento d'amore, vedi? Alla Chiesa, non è che la dona alle quattro mura che è stata chiamata Chiesa, l'edificio, il Tempio di Dio è stato chiamato Chiesa, ma c'è una confusione in mezzo. Quello è il Tempio di Dio, la Chiesa è ognuno di noi che fa la volontà dell'amore nell'evoluzione. Quindi la Chiesa è un insieme di individui uniti nell'amore, nella solidarietà. Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per le anime perse nelle sette occulte. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, dolce Vergine Maria. Adesso un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre.
il latino per il concretizzarsi di tutte le nostre intenzioni che abbiamo chiesto a Gesù e nel suo nome per intercessione di Mamma Maria. E si realizza tutto quello che noi abbiamo chiesto. Grazie Gesù, grazie. Pater noster qui es in celis, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et nobis debita nostra, sicut et nos dibitibus debitorimus nostris, et nos inducas in tentationem, et sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Figlio, et Spirito Santo, sicut erat in principio, nunc et sempre in saecula saeculorum. Amen. E la tua benedizione, Gesù, per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo, di tutti i santi e sante del Paradiso, scenda su ognuno di noi e su noi rimanga sempre. Amen. E su le anime portate all'oblio dentro queste sette sataniche, affinché si liberino di questa schiavitù e prigionia satanica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Quando verrà la nostra ultima ora, quando verrà la nostra ultima ora, vieni non tardare, vieni non tardare, vieni non tardare a portarci in ciel, vieni non tardare, vieni non tardare, vieni non tardare.